Vedete quest'uomo che cammina per strada? Non sta portando il suo cane a fare i bisogni, ma sta andando a derubare un negozio. Sono le 2 di notte, siamo a Bologna e l'insolita coppia viene ripresa dalla telecamera di sorveglianza. Una volta forzata la serranda, il ladro rompe a calci il vetro e si intrufola nel negozio. Dopo qualche secondo scappa via con la cassa. Secondo una classifica del Sole 24 Ore, il capoluogo emiliano è al primo posto per furti denunciati negli esercizi commerciali. Sono le 4 di mattina, siamo in pieno centro a Bologna, c'è un signore che sta provando a sfondare la porta, il vetro con un tombino, da qui andrà a prendere la cassa all'interno. Totale danno, siamo sui 1000 euro più un computer. I commercianti, esasperati, chiedono più sicurezza. Ora, per noi stare in negozio è sempre più difficile, non c'è controllo. Automaticamente sei più ridotto, stai più chiuso dentro nelle porte e poi hai sempre timore quando ti entra qualcuno. Le responsabilità per l'associazione di categoria sono politiche. Chiediamo che la politica e il legislatore in questo caso si diano una svegliata e capiscano che oggi non è più possibile permettere a una valanga di coloro che vengono arrestati in flagrante o comunque subito dopo aver compiuto il reato di essere rimessi in libertà. Lui è un ristoratore e qualche giorno fa ha subito un'attentata rapina. Ho trovato questo ragazzo con la cassa, lui ha cercato di darmi 2 calci, da fuori ha sputato sul vetro e mi diceva: mo ti ammazzo, domani ti ammazzo. Rischiare la vita per 4 spiccioli. Non ne vale la pena.